Ciao e benvenuti sul mio canale, io sono Alessia e il video di oggi sarà molto particolare. Infatti proverò a fare dei chicken nuggets vegani con la buccia di pompelmo. Anch'io la prima volta che ho visto questa cosa ho detto what? Però questo youtuber americano, di cui lascio il link in descrizione, ha fatto questa ricetta che è andata virale e allora mi ha incuriosito troppo e mi sono detta devo provarla. E quindi eccomi qui a condividerla con voi. Si tratta di una ricetta di origini cubane, mi pare che si chiami bistec de torogna, e ovviamente io la rivisiterò a modo mio perché ad esempio Sostash nel suo video ha usato le uova per farla, invece io farò un'impanatura vegana e tra l'altro non friggerò nell'olio in padella ma farò un'impanatura cotta al forno. Quindi andiamo! Ho appena lavato due pompelmi e se fate questa ricetta consiglio di usare dei pompelmi biologici. E la prima cosa da fare sarà, usando un pelapatate, togliere la buccia, solo la parte superficiale, in modo da lasciare la parte bianca, in questo modo. Ho messo da parte le buccette che tra l'altro hanno sprigionato un profumo buonissimo, forse ci farò qualcosa, vediamo. E qui ci sono i due pompelmi spelati. Quello che andrò a fare ora è tagliare con un coltello a metà il pompelmo. Una volta tagliata a metà ci sarà da tirare fuori la polpa e io uso questo cucchiaino zigrinato che è il mio cucchiaio da kiwi e quindi vediamo se sarà facile. Ok, penso di essere riuscita a togliere abbastanza bene la polpa, adesso lo faccio anche per l'altro pompelmo. A questo punto metto da parte la polpa e magari ci farò uno smoothie, non per me però perché non mi piace il pompelmo, e invece con le bucce vado a tagliarle più o meno a metà in modo da formare i nostri nuggets. A questo punto il ragazzo nel video con l'aglio va a spalmare di aglio, insaporire le bucce, però io in questo momento non ce l'ho, quindi salterò questo passaggio. Ora preparo la pastella per l'impanatura e qui ho del latte di soia a cui aggiungo un cucchiaio di farina di ceci, del sale alle erbe, e questo lo fa un'amica di mia mamma, ne metto più o meno un cucchiaino. E aggiungo anche della paprika, qua si possono usare spezie a piacere ovviamente. Aggiungo ancora un cucchiaio di farina di ceci perché non è abbastanza densa e voglio una bella pastella un po' densa, così si attacca per bene e ci guadagniamo di croccantezza. E a me la pastella piace quando è almeno un po' densa, così riesco a fare un'impanatura un po' più spessa. E qui ci metto il pan grattato. Sto preriscaldando il forno a 180 gradi e qui ho una teglia ricoperta da, non è carta forno ma è una specie di tappetino in silicone che noi usiamo come carta forno riciclabile, cioè che si può usare mille volte. Ce l'abbiamo da 2 anni quindi è un po' sporchina, cioè ha dei segni, in realtà è pulita perché la laviamo ogni volta, però rimane così. E quindi una volta che ho fatto l'impanatura adagerò le bucce di pompelmo qua sopra. Quindi passo la buccia prima nella pastella e poi nell'impanatura. E poi risulta così. È una cosa assurda perché sta roba sembra molto un pezzo di petto di pollo, cioè è veramente strano ragazzi, ha una consistenza strana. Sono curiosa di vedere il risultato. Eccoli qua, sono cotti, li ho tenuti in forno 20 minuti, si sono leggermente dorati, sembrano pronti e adesso passiamo al taste test. Ok, allora, la consistenza è spaziale. Si sente un po' l'amaro e probabilmente come quando si fanno le arance candite è meglio tenere la buccia in ammollo per qualche giorno cambiando l'acqua, così probabilmente si potrebbe eliminare l'amaro,
C'ha una nota di agrumato che però non mi disturba, mi disturba più l'amaro a dire il vero, però non è niente male. Forse avrei potuto mettere un po' di più sale, ma mi sembrava di averne messo già tanto, ma in realtà non mi dispiace affatto. La consistenza è... la adoro. E anzi, adesso provo con una salsa. Questa qua è una delle mie salse preferite, si chiama Aivar e non so se si trova in tutta Italia, ma è una specie di salsa con peperoni e melanzane che è tipica in Slovenia. Io vivendo attaccata al confine, questa è una fortuna, quella di trovare le salse oltre confine. No, ok, adoro. Non è per niente male sta cosa. Merita di essere provata questa ricetta perché è super particolare ma anche super curiosa, cioè dovete assaggiarla. Devo dire la verità, non ero troppo scettica perché sinceramente sono molto aperta a qualsiasi tipo di ricetta e sono molto curiosa di provare cose nuove, ma questa cosa mi ha piacevolmente sorpreso. L'unica cosa, ecco, è l'amaro, quindi se avete metodi per togliere l'amaro dalle bucce degli agrumi fatemi sapere nel commento qui sotto e ditemi, provereste questa ricetta? Sono molto curiosa di sapere se c'è qualche altro coraggioso che proverà a riutilizzare in questa maniera le bucce di pompelmo e spero di non dover stare con i popcorn davanti allo schermo a leggere i commenti di chi mi dice ma perché voi li chiamate chicken nuggets quando non sono chicken? Per fortuna non sono chicken, sono bucce di pompelmo, quindi molto meglio. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così lasciate un pollice verso l'alto e fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe che io provi altre ricette strane, magari virali o anzi attendo le vostre idee. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Intanto vi mando un grande abbraccio e un bacione.